Leo Malandra è stato eletto nuovo segretario interregionale della CISL Abruzzo Molise. Nel congresso che si è tenuto a Vasto, Malandra, tanti i temi in agenda, un impegno importante al servizio delle due regioni di Abruzzo e Molise che lei rappresenta con il sindacato. Assolutamente sì, un impegno gravoso in cui la responsabilità deve farla da padrone. Si lavorerà in stretto raccordo con la mia organizzazione, con i delegati che sono splendidi, un'organizzazione che cerca di entrare nel merito dei problemi senza una barriera di natura ideologica, quindi cercheremo di lavorare con le istituzioni e con le controparti, associazioni imprenditoriali, proprio in termini di entrare nel merito dei problemi per risolverli, perché oggi il problema vero è quello che ridare crescita, sviluppo e occupazione ai giovani e dare certezze ai pensionati e ai cittadini di questo territorio. Parlando dell'Abruzzo in particolare, ci sarà tanto da lavorare in una regione che sta attraversando un momento difficile anche per il post terremoto, per tutto quello che è accaduto nei mesi scorsi. Assolutamente sì, il discorso dell'emergenza per noi è fondamentale, in qualche modo noi infatti chiediamo nei 10 punti programmatici che stiamo proponendo alla Regione di tener conto di queste emergenze nella rimodulazione del master plan e del patto sociale. È anche vero che queste due cose vanno di pari passo con la crescita e lo sviluppo. Tutti i principi che noi abbiamo messo nel master plan e tutti i fondi che sono previsti nel master plan, che sono cospicui, vanno usati fino all'ultimo centesimo per il bene della nostra cittadinanza. Si parla tanto di ripresa o di ripresina, ma in Abruzzo è iniziata davvero questa ripresa? Con una certa diffidenza diciamo che c'è un inizio di ripresa, ma spetta la classe politica e spetta a noi pungolare la classe politica affinché questo diventi veramente realtà.